Oggi il Partito Comunista compie 100 anni, non c'è più come soggetto politico, ma nacque il 21 gennaio del 1921 da una celeberrima scissione avvenuta a Livorno dal Partito Socialista. Tanta retorica, programmi televisivi storici, intendiamoci, io rispetto la militanza politica di tanta gente che ha partecipato in buona fede, la ricordo soprattutto nell'epoca dei grillini, dell'ignoranza, dell'antipolitica, di una situazione, vediamo anche il governo, veramente di uno squallore infinito. Però, in mezzo a tanta retorica, ho preso dalla mia biblioteca alcuni libri che voglio che casomai possiate leggere per evitare una celebrazione dei 100 anni all'insegna della retorica. C'è il libro nero del comunismo, un libro molto celebre. Io nella mia biblioteca ho anche la versione originaria, quella francese. Qui ci sono raccontate tante cose, anche tante nefandezze che hanno visto i capi del Partito Comunista Italiano coinvolti. Furono coinvolti nelle foibe, continuarono a uccidere i comunisti, il sangue dei vinti di Panza, poi Panza ha scritto tanti altri libri, anche non solo nella guerra civile, dal 43 al 45, ma anche dopo. Attivisti, membri del Partito Comunista uccidevano i loro avversari politici, ma uccidevano anche il parroco, il farmacista, il medico. Togliatti, che a lungo ha guidato il Partito Comunista, stava a Mosca, al servizio di Stalin, perché per molti comunisti, i veri comunisti in quella fase, la vera patria era l'Unione Sovietica. E Togliatti fu mandato da Stalin a regolare i conti in maniera brutale anche all'interno di partiti comunisti di altri paesi che poi sarebbero finiti al di là della terribile cortina di ferro. Togliatti sapeva dell'uccisione in Russia dei prigionieri italiani. Togliatti non è un eroe, è stato il complice di vicende orrende della storia del pianeta. Una figura da mettere più nel libro nero del comunismo che non nel libro dei grandi politici e giuristi. E poi l'oro di Mosca, di Cervetti, un esponente del Partito Comunista. Il Partito Comunista non è stato diverso e onesto. Hanno preso i soldi dalle cooperative rosse in Italia, molti suoi esponenti sono stati coinvolti in scandali delle metropolitane o delle tangenti di Milano o di Napoli e poi prendevano soldi illegali da Mosca e lavoravano contro l'Occidente, contro l'Italia, contro la libertà e contro la democrazia. A 100 anni di distanza, ricordiamoci delle nefandezze di Togliatti, dei finanziamenti da Mosca, dal fatto che per molti, per decenni, la vera patria era l'Unione Sovietica. Noi amiamo la patria italiana.